Bene, ciao a tutti. Oggi siamo qui a presentare la pillola numero 19, in cui parleremo di un approfondimento tra la nostra mente e il nostro occhio. Ora cercheremo di approfondire un po' il movimento a spirale. Diciamo che per quanto riguarda il movimento a spirale avviene sia nei vortici di un tornado, agli elettroni che si muovono nelle cellule, alla rotazione delle galassie e delle nebulose. La natura tutta si muove a spirale. Le spirale producono dei campi di forza, di energia, simili ai vertici, che raccolgono, attirano e condensano altre energie, come la natura usa le spirali in tutto l'universo. Così noi possiamo impiegarle per migliorare le funzioni del nostro cosmo, del nostro corpo, con la meditazione. In questo metodo usiamo il potere della mente, degli occhi, del cuore, per attirare l'energia nei centri dell'orbita microcosmica, muovendo a spirale e condensando la chi in determinati punti. Rivolgiamo interiormente la mente, gli occhi e la vostra consapevolezza per sentire i centri, e vi concentrerete su ognuno di essi, singolarmente, fino a provare la sensazione dell'energia. Poi continuerete a usare la mente e gli occhi per guidare l'energia da un centro all'altro, lungo la rotta microcosmica, attivando e collegando quei centri energeticamente e producendo così una sensazione cinestica, cioè quei movimenti che riguardano il corpo, che delinea il sentiero dell'orbita. Gradualmente si può imparare ad esercitare e a sviluppare il potere dell'occhio interiore proprio come prima di imparare a scrivere si fanno gli esercizi con l'alfabeto. Nella meditazione dell'orbita microcosmica usiamo tutte queste tecniche per migliorare la nostra chi. Nella fase iniziale l'energia può dare la sensazione di trovarsi sotto la nostra pelle o di scorrere attraverso gli strati più superficiali del corpo. All'inizio si impara a sentire la chi attraverso lo stimolo fisico che viene a crearsi muovendo gli occhi. Tutto questo mentre esercitate la capacità di controllare mentalmente il processo a spirale. Se non si riesce a sentire la chi dopo aver usato soltanto il movimento dell'occhio e della mente, si può provare a toccare leggermente ogni punto con le mani durante l'esercizio e concentrarsi su quel punto. Alla fine non avrete più bisogno di questo movimento perché l'occhio avrà preso quindi la sua avrà recepito la sua praticamente assistenza fisica. Ora andiamo a vedere questo un primo esercizio che ci aiuterà a sentire la chi mossa a spirali in ogni sua fase. Ecco, diciamo che ora andiamo a vedere questo esercizio per accumulare energia e utilizzare il pensiero e la mente
quindi utilizzeremo la mente, gli occhi e l'energia che andremo ad assorbire. Allora, innanzitutto, ho preferito più che il disegno farvelo vedere. È abbastanza semplice, ma va fatto bene. Naturalmente, volevo mettere delle lenti a contatto azzurre, per così meno gli occhi risaltavano un po' di più, ma dovete accontentarvi dei miei. Quindi, come si parte? Innanzitutto dobbiamo sentire fare in modo appunto di quella energia che si muove a spirale venga nel terzo occhio e si muova. Adesso io lo faccio vedere con il braccio destro, sì, così potete inizialmente aiutarvi con il dito, ma poi dovrebbe essere la mente che dovete sentire girare questa spirale. Quindi, una volta che avrete sentito questo movimento o avrete attivato questo movimento, naturalmente sempre stando fermo con la testa, non muovendo la testa, non faccio io, ma lo faccio solamente perché devo farvi vedere. Quindi, stando fermo con la testa, quindi all'insù, così fermo, dovete, primo movimento, gli occhi dovranno guardare verso l'alto, cioè verso praticamente le sopracciglia, così, quindi sposterete gli occhi verso l'alto. Poi dopo il secondo movimento sarà quello di spostare gli occhi verso destra. Quindi il movimento è di spostare gli occhi verso destra. Poi si guarderà verso il mento, poi si andrà sulla sinistra, si guarderà verso sinistra e si tornerà in alto. Questo esercizio dobbiamo ripeterlo almeno 9, 18, 36 volte, comunque un po' di volte, comunque sempre in questa sequenza. Potete iniziare con 9, poi una volta finito per la prima parte dell'esercizio, si chiudono gli occhi e si concentra tutto su praticamente l'energia. Quindi dovremo sentire questa energia che si accumula e si espande, tende a diventare come una pala. Se abbiamo fatto bene l'esercizio, la sentiremo proprio all'interno espandersi come una pala. Poi, quando avrà raggiunto il suo massimo di espansione, invertirà la sua rotazione, quindi andrà praticamente verso sinistra. A questo punto, cosa facciamo? Riapriamo gli occhi e ripetiamo l'esercizio, ma questa volta in senso praticamente antiorario, cioè quindi guardiamo in alto verso le sopracciglia, poi guardiamo a sinistra, poi guardiamo in basso e poi guardiamo a destra e poi torniamo su, e anche questo va ripetuto, appunto, se l'avete fatto la prima volta 9 volte, 9 volte anche per la seconda volta. Poi sempre chiusi gli occhi e ci concentriamo intanto che sentiamo questa energia che si accumula, e quindi poi ci rilassiamo e lasciamo praticamente che scorra in noi l'energia che si è accumulata e ci porti a un rilassamento e una nuova forza interna. Ecco, quindi anche questo esercizio è terminato, è breve, ma è abbastanza difficile se andiamo a applicarlo. La prossima pillola sarà
Un altro esercizio che ci aiuterà anche quello sempre a sviluppare il potere della mente e dell'occhio.